Signore e signori, buonasera, bentornati al consueto appuntamento con Aspettando il TG, che eccezionalmente è uscito dagli studi di Italia 7 ed è arrivato qui nei giardini di Villa Vittoria, i giardini del Palazzo dei Congressi, ospite del Gelato Festival 2014. Vi vogliamo presentare una sfida che già abbiamo visto ieri in anteprima, una sfida fra gli 8 gelatieri che hanno vinto la passata edizione del Gelato Festival, quella del 2013, con il miglior gusto decretato da due giurie, una giuria popolare e una giuria tecnica. Questi 8 gelatieri sono arrivati qui per sfidarsi, per poter avere l'ambito riconoscimento di miglior gusto del 2014. Vi ricordo che il Gelato Festival nasce da un'idea di un giovane imprenditore fiorentino nel 2010, Gabriele Poli, e da allora è stato un susseguirsi di successi, sia di critica sia di pubblico. È un festival per tutti, per i grandi e per i piccoli. Il gelato mette d'accordo tutti. Qui vedete anche, sono contornata da maestri gelatieri sfidanti, come qui accanto a me, Tony Caffarelli è fiorentino, lo conosceremo meglio più tardi. I maestri gelatieri invece protagonisti degli show cooking, e dietro a me invece i ragazzi dell'Istituto Buontalenti che qui in questi giorni stanno imparando proprio i segreti dell'arte del fare il gelato artigianale. Ovviamente non può non mancare qui davanti a me, che è una meraviglia di gelato. Qui abbiamo 4 vaschette di gelato che è stato fatto apposta appunto per la manifestazione. Sono 4 dei gusti che già fra un po' imparerete anche a conoscere, e soprattutto conoscerete chi l'ha fatto e come, le motivazioni, perché hanno scelto un prodotto piuttosto che un altro. Sono stati realizzati in diretta dal laboratorio del Buontalenti, che è il più grande laboratorio mobile di gelato artigianale. Pensate, ve l'abbiamo già presentato ieri, è un laboratorio a vista, anche questo creato dall'ingegno umano, da una veramente tutta una sinergia di ingegneri, architetti, quindi altissima tecnologia, sempre su un'idea di Gabriele Poli. Da qui, da questo Buontalenti, da questo truck che vi abbiamo fatto vedere ieri, i gelati vengono fatti simultaneamente in 5 postazioni, tutte a vista, quindi è molto interessante per chi è venuto e verrà qui al festival poter seguire quel processo di lavorazione che in genere è nascosto dietro alle gelaterie. Dal Buontalenti arrivano direttamente nel Ruggeri. Il Ruggeri è l'altro truck dove possiamo degustarli, e poi finalmente sono arrivati anche qui da me. Che dite? Io li vedo, sono meravigliosi, non ne ho assaggiato uno, bisognerà provvedere. Che dici, Tony? Faccio assaggiare invece una bella pinacolata. Mi vuoi far assaggiare i cocktail gelato, Anche questa, vedete, è una novità di quest'anno che è stata già apprezzata in tutte le varie tappe del Gelato Festival, e in collaborazione con Fabri sono stati creati questi drink gelato, dove quindi possiamo avere il gelato ma anche tutta una serie di prodotti che possono essere dalla pina colada all'amarena, con anche una piccola dose di alcol, per cui possono essere definiti anche drink della notte, un modo diverso per gustare in un modo diverso i gelati. Quindi evviva, io me l'assaggio subito. Allora, io vorrei però parlare prima con i ragazzi del Buontalenti. L'Istituto Buontalenti è uno degli istituti più seri, più famosi anche in tutta Italia, dove i ragazzi crescono imparando tutta l'arte per diventare sia grandi chef, sia anche maître di sala. Comunque studiano per diventare bravi, bravi anche nei gelati, mi sembra, a questo punto, dopo l'esperienza al festival. Chi sei tu? Marco Capaccioli, vengo dall'Istituto Buontalenti, frequento la classe quarta sala, e è un'emozione essere qua quest'anno a aiutarvi con questo festival, e impariamo ogni giorno di più, e è un'esperienza che ci aiuta a espandere il nostro curriculum anche. Ecco, quindi percorsi formativi e crediti formativi per la scuola, no? Certo.
Senti, ma io penso che ne abbiate assaggiati anche tanti di gelati. Sì, molti. Vedo e tutti sorridenti. A quanto possiamo dire sono buonissimi e ci complimentiamo anche con coloro che l'hanno fatti e concorrono quest'anno per vincere il premio per appunto aggiudicarsi questa battaglia di gelati. Allora, io direi subito di ricordare però un attimo proprio coloro che si sfideranno, che si stanno sfidando a colpi di gusto di gelato. Ieri ve li abbiamo presentati sia con una scheda, sia li abbiamo visti arrivare alla spicciolata e adesso vorrei però farveli conoscere meglio, anche perché mentre ieri abbiamo parlato con loro di gusto, stasera hanno risposto ad altre domande, per cui conosciamo un po' più di loro, di quello che possono avere come sogno nel cassetto, come gusto nel cassetto. Allora, un breve servizio realizzato da Lucia Lunghini proprio per ripresentare i nostri gelatieri sfidanti. La tua più grande soddisfazione da gelatiere? Una tra tante è aver vinto il Firenze Gelato Festival l'anno scorso e aver vinto l'Oscar Mondiale della Gelateria a Longarone nel 2008 con gelato a prosecco. Sicuramente vincere non è una... sicuramente vincere Milano col Firenze Gelato Festival, però la mia... vincere Milano è stato per me è stato molto importante. E la più grande soddisfazione è vedere oggi la mia gelateria dopo 9 anni essere una delle migliori gelaterie, diciamo così, di Firenze se non d'Italia, quindi sono molto soddisfatto di questa cosa. Direi questa, la tappa l'ho partecipata perché mi hanno aiutato, cioè non volevo partecipare e perché mi vergogno ed è stata una bella esperienza, stupenda. Ne ho avute abbastanza tante, perché sono stato per 5 anni al Gran Premio di Monza per la Ferrari, ho fatto il gelato per Bolo di Lodue, Gorbaciov quando è venuto a Torino per Sono del Libro e tantissime altre cose che non sto qui a elencare perché sennò sono troppe. Poi mi piace proprio farlo, mettermi in sfida con i miei colleghi. L'anno scorso ho vinto a Torino col gusto pistacchio, adesso sono qui per la sfida finale. La più grande soddisfazione è aver conosciuto mia moglie e metterla insieme a me al lavoro, e sono 22 anni che si lavora insieme, quindi su ogni gusto ci si lavora insieme, ci si litiga e quindi stare insieme a lei e fare il gelato per me è il massimo che posso dire. Indubbiamente aver vinto il Gelato Festival nel 2013, vedere tutta la Sardegna, tutti i sardi mangiando questo gelato con piacere. Gelato al pecorino assato. Aver vinto la tappa di Milano del Gelato Festival con la giuria del pubblico. Tuo sogno? Beh, il mio sogno è quello di portare l'alta gelateria nel mondo. Il mio sogno è quello di essere sempre costante, non avere capelli per la testa e quindi già fatto avvantaggiare. E il mio sogno è quello sempre di mantenere appunto la testa sulle spalle e dare sempre un prodotto di grandissima eccellenza. Mi devo ancora svegliare, sono piccolina, non sono ancora uno in particolare, penso di imparare sempre di più in questo campo e insomma diventare... essere brava anche, non so, aiuto. E sono due, che lo Stato ci lasci tranquillo e l'altro che ci rimangono un po' di soldi in tasca a noi. E basta. Il mio sogno è quello di far capire alla gente che col gelato non è solo acqua, ghiaccio e freddo, ma col gelato uno può trasmettere qualsiasi cosa, qualsiasi emozione, qualsiasi... Riaccontentate e sarti. Essere il campione mondiale del gelato festa. Gelato è? È vita, è passione ed è cuore.
veramente cuore. E quando do un gelato a una persona, voglio che lo conquisti nel cuore. Per me il gelato è fonte di vita, è una delle mie fonti di vita, tra cui le mie passioni, i miei amori, la mia famiglia. È come se appartenesse a me, sono tutt'uno, con mia figlia, con tutto ciò che ruota attorno a me. Per ora è il mio sogno. Il gelato è tutto, è fantasia, amore, passione, come una bella donna, che quando la carezzi la senti emergere. Il gelato per me è vita, perché come ti dicevo prima, nel gelato io vado in laboratorio e c'è mia moglie, quindi diciamo per me lei è tutto, automaticamente non posso chiedere di più. Buonissimo. Questo è decisamente un festival, è una gioia perché le famiglie sono arrivate veramente tante, tante, tutte insieme, bambini, nonni, l'abbiamo già detto. Questi gusti però particolari mi sono piaciuti, lo sai Tony? Questo è un bel mojito e te lo vogliamo far assaggiare pure. Ecco, allora, vedete un altro gusto, il mojito, che è stato proprio creato per il Gelato Festival, quindi un cocktail di origine, mi sembra, cubana. Sì. E... molto molto accattivante, mi sembra, però io direi che se alla fine li assaggio tutti, forse i miei telespettatori avranno qualche cosa da ridire. Okay. Allora metti lì, anche perché io devo essere abbastanza imparziale poi nell'assaggiare tutti i gusti dei nostri sfidanti. Li avete conosciuti un po' meglio, poi stasera ne vedrete alcuni. Tony Caffarelli, ve lo presento immediatamente, è fiorentino ed è ormai un affezionato al Festival del Gelato, perché l'anno scorso hai vinto quale tappa e con quale gusto? Ho vinto con il mio gusto la crema agrumi Valtinderi, la giuria popolare a Torino, in equo con un'altra persona, con un altro mio concorrente. E poi ho vinto anche la giuria tecnica a Milano, il Festival Gelato di Milano. Ecco, questa è l'occasione proprio per ricordare come il Gelato Festival è ambasciatore del gelato italiano e in questo percorso è affiancata da ICE e da Expo 2015. Il successo ha fatto sì che le tappe diventassero da un certo numero a 10 addirittura quest'anno di tappe italiane e 5 tappe europee. Sì. Senti, hai trovato in queste tappe, per esempio, l'anno scorso hai parlato di Milano e abbiamo parlato di Torino, sempre un grande successo perché il gelato non ha confini, potremmo dire, oltre la frontiera. Il gelato è un prodotto che ormai tutti vogliono degustare, una corsa all'impazzata verso il gelato. Abbiamo avuto grandissimi successi soprattutto a Milano, a Firenze, a Roma, a Torino, anche se a Torino il tempo è stato un po' traditore, però diciamo che il meteo, diciamo così, ci ha ingannato un po', però è stato sicuramente un grandissimo successo. Senti, nella tua esperienza però di venditore di gelati, no? Sì. Più o meno, i gusti che piacciono di più, quali sono? Ma la gente sta cambiando, anche il gelatiere sta cambiando un po' il modo di vedere il gelato, quindi di invogliare la gente a mangiare. Sicuramente i gusti classici, dalla crema, la nocciola, il cioccolato, la stracciatella, i gusti classici la crema, ovviamente. Vanno tantissimo. Però il pistacchio, ieri comincio a credere che il pistacchio sia veramente un grande assolutamente, amore, una grande assolutamente, mania. Sì. È ovvio che anche lui, Antonio, scusami, lo passo il microfono a Antonio. Buonasera. Antonio, buonasera, è vero, pistacchio per sempre. Pistacchio forever. Qui abbiamo un ottimo pistacchio 2.0, un'evoluzione del pistacchio che ho voluto fare diversa da altre ricette di pistacchio. Qua c'è uno zucchero candito all'interno, una stracciatella di pistacchio e del pistacchio candito al forno. Sicuramente una ricetta che farà piacere assaggiare. Senti, invece a te, per favore, mi dici innanzitutto come ti chiami? Io mi chiamo Doti Giampaolo, vengo dall'Isola d'Elbo, originario di Tricarico, un paesino di Matera. Niente, è una tradizione di famiglia fare gelati e quindi diciamo mi è nata questa passione e continuo a portarla avanti, giustamente cambiando un po' in evoluzione perché comunque non sono più i sistemi di una volta, quindi possiamo sbizzarrirci in mille modi. Senti, voglio sapere una cosa, cono, coppetta, secondo voi cosa è più richiesto? Da me è richiesta più il cono. Anche se con la coppetta sarebbe una cosa più delicata, però il cono in maggioranza va tanto. Tony? Il cono è gelato per eccellenza, quindi. Ma le cialde non ce l'ha mai nessuno?
Le cialde sì, assolutamente. Vogliono sì. Alla coppa con le cialde, sì, 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 come no. Oppure anche... Anche tradizione siciliana, la brioche, no? Anche la brioche, con il gelato. Io infatti sono siciliano e quindi... Non si sente. Quindi abbiamo questa tradizione della brioche. Ora si sta evolvendo anche il piatto, il gelato sul piatto, la presentazione un po' diversa, in vari e smariati modi. È diciamo vero, così. Anche perché dal Gelato Festival dell'anno scorso, per esempio, sono nati dei gusti diversi che poi da quel momento tutte le gelaterie hanno adottato. Pensiamo anche il gelato all'olio, il gelato al formaggio. Magari prima erano dei gusti assolutamente impensabili. Poi via via le persone le hanno assaggiate, le hanno richieste e pensate che addirittura un gusto che è stato presentato negli Show Cooking ieri addirittura ha avuto un tale successo che la gelateria ne ha avute già un sacco di richieste oggi. Quindi, che dirvi? Di gusti ce ne sono tanti, tantissimi, ma vediamo un attimo che cosa pensa la gente, alcuni dei visitatori del Gelato Festival, dei gusti che hanno assaggiato oggi e ieri. Un servizio. Piace la manifestazione? Sì, molto. Non l'avevo mai vista, sicché per caso sono passata, sono entrata. E... Cos'è che l'ha catturata? Il gelato più che altro. Quindi il prodotto principale di questa... Di conseguenza il gelato a me mi cattura sempre. E invece questi signori che stanno degustando, intanto che gusto è? Questo è quello che abbiamo preso... Allo zenzero, zafferano e peperoncino. Il gelato energy. Brava, perfetto. E questo mix di gusti? Pieno di calorie, energizzante soprattutto. E niente, la prima volta che lo assaggio devo dire molto molto buono, sì. E il primo assaggio? Il primo assaggio. E di qui alle 22 si spera di assaggiarle diverse. Ecco, contate di diciamo assaggiare più le creme tradizionali oppure magari invece la frutta che è più leggera? Al di là della linea diciamo ci piace tutto, però siamo più non per la frutta. La frutta è sempre buona e sempre gradevole, però siamo più portati per le cose che ci fanno più male, diciamo. Quindi andate per la tradizione poco sana, ma comunque sana. Se gli ingredienti sono buoni va bene. Certamente, ma poi si vive una volta sola. Quella volta bisogna viverla bene. Anche lei ha appena finito di mangiare il gelato e che sensazione ha avuto? Buona? Oh, buonissima. Che cosa ha assaggiato? Allora, Nutella, pane toscano, pistacchio e cannella, zenzero e... No, zenzero, cos'era? Zucca? Zucca gialla. Zucca gialla. Col mirto. Mi sa che non si è fatta mancare nulla. No, anzi, prima di andare via si fa un altro giretto. Questo è il marito? Sì, sì. E devo dire il pecorino insieme unito al miele e alle pere, fantastico, veramente al mio palato, un sapore eccezionale. Poi si sentono i prodotti di qualità altissima, ma anche l'amalgama, veramente fantastico. Uno dei gelati migliori che abbiamo mai mangiato, insieme a questi due, anche il pistacchio di Bronte. Tutti quelli della mia generazione hanno adorato un biscotto assolutamente particolare. Tutti quelli invece di questa generazione desideravano conoscerne proprio il sapore e il profumo. Tutti invece volevano accarezzare l'orso della Winner. Eccolo qua, che è talmente stato fotografato da addirittura da bianco è diventato quasi quasi grigio. È vero, orso mio? Ma insieme all'orso del Winner Taco, ecco che arriva sempre il biscotto animato. Eccoli qua, sono stati proprio le mascotte di questo festival, anche perché si celebra proprio qui da Firenze, questo Gelato Festival 2014, il ritorno per i nostalgici, il ritorno per coloro che amano un biscotto gelato intramontabile, eccolo qua che è il Winner Taco. Mi vuoi riportare ai miei anni verdi, verdini, va? Sai che cosa ti dico? Io ti do un grande bacione, va bene? Ecco, e poi veramente grazie, grazie. Anche al biscotto, però preferisco scartare questo, vediamo se ci riusciamo.
Tony, a te, ma non me lo mangiare, Quindi tante sono le occasioni per divertirsi venendo qui, per i bambini c'è il biscotto animato e il Winner Taco, per i nostalgici c'è il gusto del Winner Taco che finalmente è tornato, ci sono anche i nostri tre track, ricordiamo il Buontalenti, l'FB Village, quindi il Caterina dove noi siamo ospiti e dove vengono fatti curati da Nerina Di Nunzio gli show cooking con i maestri gelatieri, non me lo mangiare assolutamente, e poi abbiamo il Ruggeri invece dove vengono degustati e vengono offerti appena arrivati dal laboratorio i gelati. Pubblicità. Eccoci qua tornati al giardino del Palazzo dei Congressi, ospiti sempre del Festival del Gelato, Gelato Festival 2014, la nostra sfida degli 8 gelatieri artigiani e maestri artigiani per eleggere il miglior gusto del 2014. Allora, a questo punto io direi non c'è sfida se non c'è una giuria. La giuria scelta per poter giudicare questi gusti è stata composta da ed è composta da tre persone, tutte amanti in un modo o in un altro legate sia al gelato sia al gusto, perché sono personaggi che ruotano da anni nel mondo dell'enogastronomia. Subito Ilaria Legato, che è una food designer, ovviamente lei vive non solo fra Roma e Firenze, amante, come lei dice, del gelato, amante della danza, amante di tutto quello che è buono e bello, e quindi è per questo qui, anche direttrice dello IED di Roma. Poi abbiamo Stefano Falorni, ben ci sta. Beh, tutti conoscono l'arguzia, la simpatia di questo personaggio che ha alle spalle una tradizione familiare veramente di decenni nell'ambito della norcineria. L'antica macelleria Falorni di Greve è inserita adesso in ogni punto Feltrinelli con i salumi, quindi grande gusto e gran goloso. Anzi, si ricorda che il suo primo gelato aveva un prezzo che poi vi dirà. E poi invece abbiamo un ristoratore di chiara fama, si chiama Franceschetti, e si è sempre occupato di ristoranti, ha creato ristoranti importanti, adesso è qui proprio in veste di esperto, potremmo dire, di gelati, perché li ha gustati e scelti per tutta la vita. Adesso, mentre io mi sorseggio, questo mi sembra che mi sta dando Ciro, che sia un altro cocktail gelato, un drink sempre realizzato per il Festival del Gelato 2014 in collaborazione con la Fabri. Questo è, mi sembra, l'Ice Amarena. Adesso invece Ice Black Amarena. Vi presento invece la giuria, sempre un servizio di Lucia Lunghini con Nerina Di Nunzio. Sì, sì, bevo, me lo stanno raccomandando. You can talk about your frauds and your pretty geisha girl. Sweetheart in Alaska will hide. She's my Eskimo baby, she's my Eskimo pie. Well, she's my Eskimo baby, she's my Eskimo pie. She lives south of the North Pole and I know the reason why. She's my Eskimo baby and I'll love her till I die. She's my Eskimo baby, she's my Eskimo pie.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonio Mezzalira e vengo da Gazzo Padovano in provincia di Padova. Ho una gelateria che si chiama Golosi di Natura. Golosi di Natura è anche a Caorle, a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova e poi a Villessa Gorizia. Oggi presento un gusto che si chiama Pistacchio 2.0, l'evoluzione di una mia ricetta di pistacchio. Che evoluzione è? In pratica non è altro che un gelato al pistacchio, ovviamente di Bronte, in cui ho inserito dello zucchero candito idrofobico. Cos'è? È uno zucchero che ha paura dell'acqua, quindi resta croccante in bocca. Sopra ho messo una stracciatella di pistacchio realizzata con cioccolato bianco, con della pasta di pistacchio pura e del burro di cacao in questo caso. Poi ho preso dei fiocchi di sale di Maldon e messi come un velo sopra il gelato. Poi, dulcis in fundo, ho preso dei pistacchi, ho fatto uno sciroppo di zucchero 2-1, in pratica 2 kg di zucchero, 1 kg d'acqua, 2 bacche di vaniglia, ho inserito all'interno questi pistacchi, li ho scolati, li ho messi in forno per creare una microcamera attorno di zucchero attorno al pistacchio, per renderlo croccante ma non eccessivamente croccante. Buon appetito! Qualche sensazione? Gelato è perfetto. Ora bisogna vedere un attimo, ancora due o tre assaggini per dare un giudizio penso più completo. Allora, mi sto adesso basando un pochino sulla percezione del colore rispetto poi anche al gusto e alla sensazione di dolcezza. Per adesso mi sto fermando a queste due sensazioni che sono le principali. Poi vediamo, adesso sto ancora sentendo la persistenza del gusto. E... mi raccomando. Quindi questo è già positivo. Delle cazzi batti. Ci sono dei gusti che ancora ho mangiato i pistacchi che sono buonissimi, ma mi devo levare questo gusto troppo buono del pistacchio perché siamo a degustare il gelato. Il gelato mi sembra perfetto e poi ci sono questi cristallini dentro che ci ha spiegato. Sentono benissimo. Buongiorno, mi chiamo Fabrizio Fenu, vengo dalla Sardegna, da Marruvio. Ho portato questo gusto cercando di portare i sapori della Sardegna, quindi il pecorino sardo abbinandolo a un miele di Sulla con delle pere appunto caramellate con questo miele sardo di Sulla. Ho notato che stanno lavorando molto il pezzo del, quindi ho gelato interessantissimo da servire all'inizio di un pranzo, non certo come non credo come dessert, io lo vedo molto come antipasto. Io non sono d'accordo, secondo me questo pecorino usato così nel gelato è talmente equilibrato che secondo me invece può essere proprio al finale di una buona cena, prima magari della frutta. No, secondo me ha dosato veramente molto bene il gusto. Ho ragione a te. Non è che m'appassiona, mi dispiace. Non è che m'appassiona perché non sono un grande amante del formaggio. Però visto che da a fine pasto si mangia il formaggio, lo sgroppino, il grappino, questo potrebbe essere un fine pasto. Buongiorno, io mi chiamo Tony Cafarelli, sono siciliano, vivo a Firenze, ho la gelateria proprio qui alle nostre spalle e da 10 anni sono a Firenze e ho fatto questo gusto che praticamente richiama un po' le mie origini perché la crema agrumi Valtinderi, non sempre ho le arance quelle
siciliane della Val Tindere. In questo momento ce l'avevo perché c'ho il tarocco e l'arancia tarocco, e poi l'ho accompagnato con questa cioccolata modigana, la cioccolata di Modica. Questo è un gelato fatto solamente con latte fresco, panna fresca, zuccheri, glucosio, destrosio e saccarosio, e un neutro per fare il gelato. E nient'altro, tanta passione e tanta diciamo così avvicinamento al mio territorio, anche se vivo in Toscana. Il Regelato è la mia gelateria, nata per esigenze, perché non avevo soldi, non ne ho ancora. Poi quando sono arrivato a Firenze c'era la gelateria Robiglio, ho comprato da loro, ho fatto l'anagramma, il Regelato è uscito fuori, mi è piaciuto e l'abbiamo messo. Allora, io ritrovo tutto il sapore della Sicilia, qui c'è proprio l'arancia che ti apre proprio i campi siciliani con gli alberi di arancio. Trovo inutile un po' questa cioccolata che sento solo alla fine, ma come dicevi tu prima è un contrasto interessante, perché se ci fosse stata soltanto un'arancia senza un contrasto amaro non avrebbe dato questo splendore. Io lo trovo veramente, veramente indicativo, come dice lui, del territorio. Ecco, è il primo gelato che mi ha dato il piacere di mangiare già. Perché si sente il gelato, questo gelato che ha questo saporino buonissimo d'arancio, questi pezzettini d'arancio dentro in bocca, non è tanto dolce. È piacevolissimo, fresco, sembra di... con la salsa al cioccolato ce n'era poca nel mio, quindi bisognerebbe... Penso che il gusto finale sia interessante, meglio, perché ci vuole un po' smorzare un po' il gusto del dolce con questa cioccolata. Questo, però diciamo, ecco, il nostro neutro è appunto queste farine che servono per legare le parti liquide e renderle comunque sia cremose come un gelato. Prego. Posso descriverlo un po' il gusto? Allora, buongiorno, sono Gilles Carbone di Milano, gelateria Geco. E il gusto che presento si chiama Delizia di Sicilia e ovviamente si ispira ai sapori della Sicilia, con in particolare un ingrediente che è la ricotta di pecora, che a me piace molto, tipo nei cannoli, la torta di ricotta. Quindi ho fatto un gelato che ha come ingrediente principale la ricotta di pecora, con un tenore sopra il 25%. Però il gelato è strutturato in modo che comunque i grassi siano sempre nei parametri normali del gelato, quindi siamo sull'8% di grassi, gli zuccheri sono bassi, quindi abbiamo il sapore della ricotta ma non tutto il grasso e lo zucchero che c'è di solito nei dolci siciliani. E in più c'è questa variegatura abbastanza ricca, fatta di granella di pistacchi di Bronte, scaglie di cioccolato fondente e nocciole. Quindi abbiamo la cremosità del gelato e anche questa croccantezza che spezza piacevolmente il corpo del gelato. Allora, qui siamo proprio sul gusto classico, classico, classico. Un gelato anni 70, un po' vintage, questo sì. Viene molto fuori la stracciatella. Proprio la stracciatella come questo gusto cioccolato che in questo caso si fonde subito con classicheggiante, non ci vedo niente di sperimentale. Una bella cremosità, cioccolata si sente poco, si sente più qualche pezzettino di nocciola e di pistacchio. La nocciola c'è in granuli, si sente in granuli, si sente poco la nocciola, però c'ha un bel gusto, lascia una bella bocca. Buongiorno, sono Vincenzo Paci, presento il pistacchio.
Questo pistacchio qui ha una caratteristica, lui lo faccio leggermente un po' più salato del solito, perché esalta molto il sapore del pistacchio. Perché se si mangia solo i pistacchi crudi, la gente non è abituata a mangiarli senza sale, sono abituati a mangiare i salati. Siccome sono a Torino, ho due gelaterie ed è pieno di meridionali siciliani, l'apprezzano tantissimo così. Può essere giusto, può essere sbagliato, per me è giusto. Si usa anche in cucina adesso, salato, e va bene. Oh, basta. Qui una coerenza pazzesca, proprio pistacchio di Monte, sembra proprio di avere un insieme di pistacchi masticati in bocca. Questo ha detto è tostato, è pistacchio che si mangia al cinema, anzi al cinema no, se no si fa confusione, alla televisione. I miei preferiti ora. Eccoci qui al Gelato Festival 2014. Avete visto come sono stati seri, severi, professionali i nostri giurati, però adesso vediamo un attimo le confessioni dei giurati, cioè le prime impressioni a caldo dopo aver degustato questi 8 gusti, assolutamente l'uno più eccezionale dell'altro. Compito non facile, veramente. Seguiamo subito il nostro servizio, le confessioni della giuria. Com'è andata questa degustazione? Giudizi positivi o negativi? Allora, il giudizio è assolutamente positivo, devo dire che stiamo lavorando su un alto livello di qualità e di tecnica, però devo dire che anche tra questa alta qualità di tecnica, di sapori, ce ne sono alcuni che mi hanno veramente, veramente sorpreso. Hanno fatto un lavoro di tecnica, di racconto, di storytelling dentro il gelato, sono davvero, davvero molto colpita. Ce ne sono un paio che mi hanno davvero sorpreso. Avevano tutta la freschezza, il colore e la gioia di vivere, perché quando uno mangia una cosa dolce, buona, è più contento nella vita. Ma allora, mancare non mancava niente, erano buonissimi e fatti da persone che lavorano, che hanno passione a far gelati, sicché ci avete forzato a trovargli dei difetti, ma non avevano difetti. Quali sono i criteri per giudicare un buon gelato artigianale? Allora, innanzitutto occorre capire il coordinamento tra il colore e quello che uno si aspetta di trovare poi come gusto. La persistenza del gusto all'interno del palato, la cremosità, la freddezza del gelato, cioè il fatto che ci siano dei cristalli o meno all'interno del gelato non è ad esempio un buon segno. E poi soprattutto quello che a me piace di più è la persistenza del sapore, cioè quello che alla fine rimane come racconto del gelato. Certamente, sono tutti professionisti e sono più che professionisti, sono entusiasti del loro lavoro e quindi è positivo per forza. Ma un elemento che mancava ci sarà stato almeno ad uno dei gelati degli 8 in gara? È difficile dirlo, forse un tocco di amaro in qualche gelato, un cioccolato forte, ma... Allora, prima di tutto bisogna guardare il colore, cioè che sia perlomeno omogeneo, poi la cremosità di un gelato deve essere, e la stabilità, non si può prendere un gelato, metterlo su un cono e trovarselo tutto in mano, un pochino di stabilità ce la deve avere. Poi quando si degusta deve essere come la maggior parte delle cose, deve essere un piacere mangiarlo. E dopo finito di mangiare, avere sempre la percezione del piacere che abbiamo avuto. Questo è un buon gelato. E l'ingrediente che invece deve avere un maestro gelatiere per fare un buon gelato? Sì, non parlo. Dentro. Guido, per favore, dimmi il gusto con cui sfiderai e hai sfidato gli altri 7. L'ho chiamato Fantasia Mediterranea, è un gelato alla zucca con una salsa di mirto e di mirtilli. Quindi un po' autunnale la zucca? Sì, però va bene perché il mirto comunque cresce anche nelle nostre zone e la zucca anche, allora ho voluto. Allora insomma è il tuo gusto. Poi qui abbiamo invece il nostro, ribattezzato da me Ciro, ma invece Vetulio Biondi, che si occupa di Liscio Cooking, vi ricorderà infatti il gelato Show Cooking tutti i giorni, nel pomeriggio ma anche la sera, vero? Esatto, tutti i giorni dalle 16 alle 17, e i gelatieri della nostra associazione, e la sera dalle 20 dalle 22 alle 23 tutte le sere. Stasera correte perché c'è una novità bellissima, un caffè, Presidio Slow Food,
fatto a gelato, per cui vi aspettiamo, correte, perché i posti sono pochi. Tutti corrono per tutto, ovviamente anche per il show cooking, ma corrono per il Ruggeri, corrono per Caterina, corrono per il Buontalenti, corrono per assaggiare questi gusti particolari, corrono anche per poter partecipare appunto al voto, perché poi ci sarà anche una giuria popolare che decreterà insieme alla giuria tecnica, con un altro ovviamente parere, il miglior gusto del 2014. Io vi voglio ricordare però gli orari. Allora, tutti i giorni dalle ore 12 fino alle ore 24 il parco gelato, il primo parco gelato al mondo dedicato proprio al gelato soltanto, quindi Festival del Gelato 2014, vi aspetta, sono aperti sempre. La domenica invece dalle 12 alle ore 20. Ininterrottamente, non c'è un orario giusto per mangiare un gelato, anzi fa benissimo la mattina, suggerito dai medici perché è leggero, fa benissimo la sera perché potete concludere con i nostri drink gelato, perfetto il pomeriggio, qualsiasi momento della giornata potete trovare il vostro gusto. Allora, questi gelatieri che sono tanto tanto tranquilli in realtà sono veramente in ansia, ma molto allegri, hanno fatto amicizia e soprattutto con i drink sono proprio felici e contenti. Allegrissimi. Ma la tanto... voglia di gelato vi basta? La? Voglia di gelato. Voglia di gelato, portami via. Oggi? Certo, c'è bastato. Sempre? Sempre, sempre. Sempre, ovunque. Sempre, 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 un challenge continuo. Va bene. Sempre, sempre di più. Allora, ma che sempre di più? Un gelato al giorno toglie il medico di torno. Meglio se ne prendiamo due o tre, va bene? Allora, aspettando il TG vi saluta, vi dà appuntamento come al solito a domani sera, perché veramente vogliamo sapere chi avrà vinto questa sfida, quale sarà il gusto che entrerà nelle vostre, nelle gelaterie di tutta Italia, il miglior gusto 2014 secondo appunto il Gelato Festival. Che vi devo dire? Lo so che vincerai, vinco tu. Vinco io. Comunque sia, vincerà il gelato. Il Gelato Festival ha già vinto. Arrivederci a tutti, linea al telegiornale.